Ciao Pet Comics, finalmente è arrivato anche in Italia un fumetto molto atteso, molto bello. Del resto, il fatto che avesse vinto un Eisner Award ci poteva far intendere ciò che sarebbe stato, come anche il team creativo coinvolto, sia Brian K. Vaughan, sceneggiatore di Saga su tutti, ma di tantissimi altri titoli che stiamo leggendo o abbiamo letto, e di Marcos Martin, un artista spagnolo che ha saputo elevare la sua arte davvero a livelli notevolissimi. L'abbiamo conosciuto su diversi titoli Marvel come Daredevil, è stato uno dei primi disegnatori che ha disegnato il Daredevil di Mark Waid in quel ciclo lunghissimo che è stato osannato giustamente. Sto parlando di The Private Eye, un fumetto digitale pubblicato originariamente su panelsyndicate.com, un fumetto ambizioso, un fumetto che ci viene portato in Italia da Obao Publishing ed è un'edizione molto bella. Ci arriviamo anche sull'edizione. Come vedete, il formato è piuttosto inusuale per essere un fumetto, ma ha una motivazione in quanto è il formato con il quale vengono solitamente pubblicati quei comics che vanno prima di tutto online, che hanno quel formato da webcomic. È un formato particolare, non è un formato comodissimo da leggere indubbiamente, né da riporre in libreria, ma questi sono dettagli, perché in realtà il contenuto di questa storia è davvero bellissimo, è davvero divertente, ma soprattutto è una riflessione ironica, ma anche cinica, ma anche molto appassionata, molto partecipata alla società nella quale viviamo tutt'oggi e al rapporto tra la nostra specie, il nostro essere umani e la tecnologia, specie quella che ci connette tutti attraverso la rete. Del resto è un tema caldo nelle storie di oggigiorno, basti pensare a quel capolavoro di serie TV che è Black Mirror su tutte e su tutti. Di cosa parla Private Eye? Si svolge in un futuro lontano, ma nemmeno troppo dal nostro, un futuro distopico, un futuro che è molto diverso rispetto al presente nel quale viviamo e nel quale vivevano i personaggi di questo universo narrativo, che appunto prende molto spunto dalla realtà per poi prendere una deriva molto particolare, molto fantasiosa anche, ma sempre con un gancio molto forte su ciò che viviamo oggi. In questo futuro cos'è accaduto? Un giorno diverso dagli altri, cito l'incipit degli Avengers, il cloud, cioè quella banca dati che si trova lì, quella nuvola che si trova lì nell'etere, lassù, dove tutti noi, chi più chi meno, siamo sempre più avvezzi a conservare dati sensibili per non immagazzinarli nei nostri dispositivi hardware e per non riempire lo spazio sui nostri dispositivi che ci è dato a disposizione. Un giorno da quella nuvola ha piovuto e non si sa perché, o meglio, magari si sa, ma non ci interessa saperlo. Tutti i dati sensibili di tutte le persone della Terra sono diventate di pubblico dominio. Immaginate, pensate a tutto il caso di Julian Assange o anche ai casi di gossip in cui le foto magari un po' osè, cosiddette homemade, di attrici, attori, celebrità, fanno il giro del mondo appena qualcuno le diffonde online illegalmente, i cosiddetti leaks. Pensate a quello che succede, pensate come la vita di una persona può cambiare, a volte in maniera molto molto drammatica. Ora prendete questi episodi singoli, questi episodi abbastanza isolati e moltiplicateli per tutte le persone che popolano la Terra, quindi per miliardi di casi. Indubbiamente rappresenterebbe un punto di non ritorno, qualcosa che cambierebbe per sempre la nostra vita, che ci esporrebbe in maniera totale, saremmo nudi l'uno di fronte all'altro. E pensate all'importanza che ha la privacy sulla nostra vita. Da quel giorno il mondo è cambiato, da quel giorno le persone non hanno più avuto un'identità privata, una privacy, e quindi hanno cominciato a uscire per strada mascherati, si sono creati degli pseudonimi, degli alias, cosicché nessuno potesse sapere chi si trova davvero davanti. Quindi le persone si nascondono dalle altre, impopolano maschere e sviluppano così nuove identità, un nuovo modo di interagire e relazionarsi. Questo è uno spunto interessante, un mondo particolare, come se
fossero tutti supereroi là fuori, perché c'è anche una strizzatina d'occhio al supereroe, ci sono delle persone mascherate da supereroi. E la gente, le famiglie vivono la loro vita dentro le case senza maschera. Tutto ciò che avviene fuori, dal lavoro agli hobby e così via, è fatto con una maschera. Quindi ci troviamo di fronte a gente di cui non conosciamo la reale identità, perché è l'unico modo perché queste persone possano tornare ad avere un minimo di privacy. Ovviamente pensate a tutte le conseguenze di questo canone. È un mondo in cui i beni più preziosi sono le cronologie, i dati delle persone, sono i dati sensibili che vengono custoditi nelle banche come fossero lingotti d'oro, sono più preziosi dell'oro. E in questo mondo la forza dell'ordine principale è divenuto il quarto potere, che da quarto è diventato di fatto primo. La polizia e la stampa sono la stessa cosa. Al posto dei detective speciali ci sono i mezzo busti speciali. Quindi tutto viene condotto, ogni indagine viene condotta come se fosse un servizio, come se fosse un interrogatorio diventa un'intervista. Che cosa stramba, che cosa bizzarra. Bisogna veramente leggerla per comprenderla a fondo, perché in realtà, se mi state ascoltando, state pensando, ma che è sta cazzata? In realtà non è così, è tutto molto fortemente contestualizzato, tutto molto ragionato ed è sensatissimo. Che succede però? Il nostro protagonista è un po' il hacker di questa nuova generazione, di questo nuovo mondo, è un paparazzo, si chiama PI, sono le sue iniziali, il suo nome non lo scopriremo mai. E lui viene ingaggiato, un detective privato di fatto, il paparazzo diventa il detective privato, viene ingaggiato da una donna che gli chiede di indagare sul suo stesso passato, ma questa donna è al centro di una cospirazione, di una rivoluzione incipiente, una rivoluzione spaventosa che coinvolge i vertici di questa società, una rivoluzione totale. Quale potrebbe essere il modo per cambiare per sempre nuovamente questo mondo? Ripristinare internet. E quindi il nostro protagonista, con alcuni compagni alleati, si trova invischiato in una situazione forse più grande di lui, che potrebbe nuovamente sconvolgere il mondo in cui vive. La storia è ambientata a Los Angeles, non a caso la patria dei VIP, è un cuore pulsante anche di una buona parte dell'informazione americana. E il mondo creato da Vaughan e Martin è stupendo. Questa serie, che è partita quasi per gioco, perché nel volume sono raccolte dei contenuti extra che ci mostrano le discussioni tra i due autori inerenti a questa serie, che hanno fatto un esperimento abbastanza importante, ci hanno messo tanto per fare 10 capitoli di questa storia molto, molto corposa. Veramente ci si immerge in un mondo stupendo, in un mondo in cui sembra quasi si è rovesciato tutto. Ci sono le vecchie generazioni che sono le nuove generazioni di oggi, sono dei vecchi nostalgici tatuati, malinconici che non possono più giocare online con altre persone, non hanno più Facebook e tutte queste cose qua. C'è la nuova generazione che invece è come la vecchia, quindi un po' un rovesciamento, un mondo allo specchio, davvero avvincente, davvero stupenda, perché poi è una storia scritta in maniera molto ragionata, in maniera molto sensata, con un inizio preciso, una forte contestualizzazione, una cura del dettaglio. Ogni vignetta nasconde dei riferimenti, a volte veramente d'impatto. Guardate una lapide, chi c'è su quella lapide in cui si svolge una sequenza della storia, che nome c'è scritto. Davvero interessante, davvero forte, davvero potente. C'è una riflessione importante a quello che potrebbe divenire il nostro mondo da qui a 50 anni, se il trend dovesse continuare. È una riflessione per nulla demagogica, una riflessione che non vuole puntare il dito contro nessuno, nessuno vuole. Vaughan non ci dice il mondo di prima o che potrebbe essere il mondo di dopo era meglio del mondo di adesso. C'è una riflessione attenta su ciò che potrebbe essere, su come gli esseri umani riescono a volte a complicarsi sensibilmente la vita da sé. I disegni di Martin sono fenomenali, ha questa linea sottile, elegantissima, davvero uno stile così raffinato ma contestualmente pop. Con poche linee ci fa delle vignette assurde, c'è molto cinematico lo storytelling di questa storia. Anche il formato orizzontale aiuta molto questo senso di lettura, di racconto. E il tutto viene saltato dai colori di Munsa Vicente, colori anche qui fortemente pop, una palette che usa colori anche molto accesi, anche che spaccano l'occhio del lettore, specie perché ci sono sfondi spesso molto
molto colorati che rendono tutto appunto più pop, più quasi come se ci trovassimo di fronte a un mondo distante, un mondo virtuale, ma che è anche molto molto realistico. Davvero un fumetto notevole in un formato bello, a un prezzo contenuto, vista l'edizione anche americana. Bao in questo caso ha fatto un lavoro ottimo e noi siamo molto grati. Private Eye, bellissimo. Ciao, Bad Comics!